9 start-up selezionate su oltre 130 candidature, 9 progetti con soluzioni per ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi. Sono i vincitori della Call di Zero, l'acceleratore clean tech della rete nazionale acceleratori di CDP lanciato lo scorso aprile da CDP Venture Capital con i main partner Eni, Elventure ed Elis. Le start-up si sono raccolte presso gli spazi di Giaule, la scuola di Eni per l'impresa, nel Demo Day di Zero, l'evento conclusivo del programma di accelerazione. Le soluzioni clean tech presentate spaziano da nuovi sistemi per la produzione e la gestione di energia da fonti rinnovabili ad innovazioni per il miglioramento della qualità dell'aria negli spazi chiusi. Una delle start-up vincitrici è quella di Pierpaolo Ceccaranelli, cofondatore di Pixis, che ha ideato robot mobili in plastica riciclata alimentati da energia solare per raccogliere i rifiuti, accoppiati ad una panchina che funziona da stazione di ricarica. La Call di Zero è stato un percorso fondamentale per noi startup in quanto ci ha aiutato a ripensare il nostro modello di business in ottica di sostenibilità e impatto che le nostre soluzioni sono in grado di generare. È molto importante perché ha l'apporto dei know-how di molte aziende partner che ti aiutano a rivedere la tua soluzione e a svilupparla insieme. Ed è un percorso che dopo la fine del programma prosegue nella collaborazione con molte aziende che ti supportano nel percorso di testing della soluzione sviluppata. Nello specifico, noi ci troviamo qui nell'area del gasometro, dove continueremo a testare la nostra soluzione con Eni, che ci affiancherà in un percorso di proof of concept della nostra soluzione Pixis. Tra le start-up che continueranno a lavorare negli ambienti di Giaule è quella di Aligi Marini, cofondatore di Aura System, che ha sviluppato una parete modulare per purificare ed igienizzare gli ambienti interni. E che, superato questo step, si augura di trovare investitori pronti a sostenerli. Abbiamo fatto questo percorso negli ultimi 5 mesi che ci ha aiutato, ci ha supportato sotto molti punti importanti per una startup. Siamo arrivati oggi appunto all'evento conclusivo davanti agli investitori, sperando di catturare l'attenzione appunto e raccogliere fondi per sviluppare questo progetto. A fare gli onori di casa Mattia Voltaggio, numero uno di Startup Acceleration di Eni Giaule, che ha posto l'attenzione proprio sulla novità dello spazio del gasometro dedicato alle startup, punto d'incontro degli attori che insieme possono produrre innovazione. Questo luogo è un luogo che ha una tipicità per come ce lo stiamo immaginando. Zero, se vogliamo, è il primo esempio di questa nuova trasformazione. Qual è la tipicità di questo luogo? Beh, il fatto che per la prima volta grandi corporate, start-up, speriamo anche in futuro piccole e medie imprese e l'università, qui chiaramente stiamo dialogando, lavorano insieme per generare nuova innovazione. Questo luogo è un luogo in cui noi vogliamo mettere a terra queste innovazioni, dargli le opportunità sfruttando i 12 ettari e mezzo che è questo luogo, per arrivare a creare qualcosa di simile al modello del Living Lab dell'MIT, quindi un posto dove sia possibile proprio toccare l'innovazione.